Bene, allora cominciamo. Nella scaletta questo è il primo incontro, come ho già detto poi anche in precedenza, ogni incontro è autonomo, indipendente, però ha forti connessioni con il resto. Questo non è un caso, questo di oggi non è un caso che sia stato messo all'inizio. Perché? Perché tratta il tema delle fonti informative in un'ottica molto generale, cioè talmente la più generale di tutti. Diciamo, ecco, racconto oggi una storia dei supporti, delle tecniche di scrittura e di lettura. Perché ci serve questo tipo di approccio? Ci serve perché abbiamo continuamente bisogno di collocare dentro certi schemi, dentro certe cornici, dentro certi frame, come li chiamano appunto gli psicologi, le nostre conoscenze, e compresa naturalmente la conoscenza. La comprensione del testo, compresa le conoscenze che noi acquisiamo tramite supporti, utilizzando dei supporti di registrazione, qualunque essi siano. Allora, il titolo dell'incontro di oggi è Quadri di civiltà, no? Come raccontare la storia del libro dalle tavolette al tablet. Quindi dalle origini della nostra civiltà, le origini della nostra civiltà corrispondono anche con l'inizio della storia, perché poi prima in realtà dell'inizio della nostra civiltà della scrittura, intendiamo, c'era la preistoria. E si usano naturalmente queste periodizzazioni e noi, sì, soprattutto dentro le scuole, ci lavoriamo tantissimo. Nella primaria, si inizia già dalla scuola primaria a lavorare sui quadri di civiltà. Quadri di civiltà che vengono letti, vengono approfonditi, vengono interpretati a partire da alcuni indicatori di civiltà, cioè da tanti indicatori di civiltà. Nel nostro caso di oggi l'indicatore di civiltà è il libro. Naturalmente io non è che devo fare una lezione sulla teoria dei quadri di civiltà che si adottano dentro la scuola, che si adottano nella didattica o nella vita. Oggi parlo di quadri di civiltà a partire da questo indicatore che è poi il libro o più in generale le fonti informative. Il libro è una delle fonti informative che noi utilizziamo. Quindi, in realtà, questo laboratorio, io lo faccio in presenza, come tutti gli altri, li faccio in presenza. In presenza cosa succede? Succede che posso allestire proprio un tavolo più o meno grande con degli esempi concreti di supporti. E se sono fortunato riesco anche ad avere un codice manoscritto, riesco ad avere degli esempi di tavolette d'argilla magari autocostruiti o delle tavolette cerate. E insomma, è questo tipo di attività che noi facciamo oggi online è potentissima fatta in presenza, perché si vedono, cioè non solo si vedono le cose che si mostrano, ma si possono anche toccare, appunto, eventualmente proprio sperimentarle. Allora, la pandemia ci ha costretto a convertire queste esperienze in digitale. Allora, come si fa ad interagire con la storia del testo, con il quadro di civiltà che ha come indicatore il libro online? Ecco, si può interagire anche in qualche modo, fare una lezione interessante, anche solo in digitale, in un'aula digitale come quella di oggi.
È un po' diverso, ma c'ha i suoi vantaggi e naturalmente i suoi svantaggi. Quello che voi dovete tenere conto è che in ogni caso, che sia in presenza o che sia in digitale, questo tipo di laboratorio, webinar, chiamiamolo come ci pare, ha una forte struttura narrativa. In realtà sarebbe quasi una lezione, come dire, una lezione frontale in cui uno parla e gli altri ascoltano. Ma ogni tanto va anche bene che qualcuno parli e gli altri si mettano in posizione di ascolto per un periodo di tempo più o meno lungo. Allora, con i bambini di terza elementare mi sono sempre posto, come anche per gli adulti, il massimo di 50 minuti, come tempo, o come tempo ragionevole in un'aula digitale, ma anche in presenza, di fatto, un'oretta. Poi succede che in base alle reazioni del pubblico, diciamo, poi le cose possono anche durare un po' di più. Con i bambini, appunto, sempre di terza elementare, sono riuscito ad arrivare fino a 1 ora e 20 di attenzione, okay? Di più o meno domande, interazione. E questo per dirvi, appunto, che la struttura dei nostri laboratori, di queste che sono massimo 90 minuti, in realtà dobbiamo considerarli sotto due punti di vista. L'oggetto didattico, che è quello appunto per cui sarebbero sufficienti 50 minuti di narrazione, di interazione, insomma, e la metariflessione che magari io oggi provo a fare insieme a voi, che naturalmente nelle classi con i bambini, con i ragazzi, cioè non facciamo allo stesso modo, è chiaro, insomma. Ecco, questo di oggi è un laboratorio per formatori, non è un laboratorio diretto allo studente finale. Bene, fatte queste premesse, allora io inizio il mio racconto, voi vi mettete lì comodi, ci avete il caffè, ci avete il tè, naturalmente vi ascoltate un po' questa storia. Ogni tanto chiederò naturalmente a voi di interagire con me con le solite piattaforme digitali che vorrei appunto, per cui vorrei che voi consolidaste insomma l'uso, perché sono comunque molto utili in qualsiasi ambito didattico si affronti. Bene, a questo punto io vado in presentazione e continuo a parlare di fatto. Voi dovete solo avere pazienza ora. Allora, cominciamo come al solito. Io uso Drive. Come spazio per salvare naturalmente i materiali, ma anche proprio per proporvi delle interazioni. Quindi questa è la prima slide, come raccontare la storia del libro dalle tavolette al tablet. Vado avanti, questo è tipo una scena di quando stavamo in classe, potevamo andare in classe. Questa è una quarta di un istituto tecnico di Fano. I ragazzi seguivano la mia storia, poi naturalmente potendo girare tra i banchi potevo anche interagire con loro in maniera molto più diretta, molto diretta, insomma. Vado avanti, vabbè, questo lo sappiamo. Bene, di cosa parliamo? Parliamo di tecniche di lettura, di storia dei supporti, di libri elettronici e di biblioteche digitali. All'interno appunto di questo scenario che abbiamo chiamato quadro di civiltà. Allora, cominciamo dall'atto della lettura. Quando leggiamo, noi ci comportiamo sostanzialmente da parecchio tempo, da parecchi anni, da molte migliaia di anni, in questo modo, rivolti in avanti quando siamo in una posizione attiva che interagisce con il testo anche tentando di modificarlo, oppure rivolti all'indietro quando invece facciamo una lettura più rilassata, una lettura cosiddetta di piacere, quindi non una lettura di lavoro, una lettura di piacere. Queste sono state due posizioni che noi abbiamo adottato per un sacco di anni. In realtà, nel frattempo, le cose si sono un po' mescolate,
vediamo persone in giro ormai con dei piccoli tablet elettronici che leggono a tutte le ore in qualsiasi posto, che magari si guardano anche la televisione, appunto, si guardano un film, si guardano il telegiornale. In realtà queste due posizioni valevano nell'epoca Gutenberg, ecco, ma nell'epoca digitale si sono create talmente tante posizioni intermedie che ormai non è più, i lettori non li vediamo solo più in questa circostanza. In ogni caso, vedete, queste sono due biblioteche, no, scusate, una biblioteca e una libreria. Allora, nella biblioteca a sinistra vedete dei ragazzi che studiano e quindi probabilmente li vediamo, continuiamo a vederli sempre rivolti in avanti. Nella libreria dove ci sono dei puff per terra, ma potrebbe essere benissimo la biblioteca, vedete in questo caso i lettori sono lì molto più rilassati, molto meno, come dire, che intervengono molto meno sul testo se non solo per decodificarlo e farlo proprio. Vado avanti, si legge ad alta voce, quindi non solo rivolti all'indietro e avanti, ma si legge ad alta voce. Si legge ad alta voce ai bambini, ma si legge ad alta voce anche agli adulti. La lettura ad alta voce è un'abilità che noi abbiamo, insomma, possediamo sin dall'origine della nostra civiltà. Leggiamo ad alta voce, dicevamo, ai bambini prima di mandarli a dormire, e sono scene già, come dire, che vengono direttamente dall'Ottocento, magari, no? Come rappresentazioni. E vabbè, parte qualche gioco così per far ridere i bambini. Vi faccio vedere i bambini che leggono al bagno. La lettura è una lettura anche disordinata, cioè nel senso che non è che per forza una lettura sequenziale, disciplinata, eccetera. Se capitate in una biblioteca dove non ci siano regolamenti troppo rigidi rispetto all'uso dello spazio, perlomeno nell'epoca pre-pandemica si poteva fare, voi potete vedere ragazzi leggere magari a terra, seduti a terra con decine di libri liberamente presi dagli scaffali. Si può leggere naturalmente al parco, anche qua in biblioteca possiamo leggere in silenzio, però possiamo prendere quello che vogliamo, ma leggiamo in silenzio. Al parco, beh, in questo caso sono in due, quindi probabilmente leggono in silenzio, a meno che non stanno ripetendo qualche partitura teatrale. E in treno, come si legge? Si legge in silenzio, non leggiamo ad alta voce, perché appunto sappiamo che già lo spazio, il contesto ci induce ad adottare una strategia piuttosto che un'altra in automatico, anche perché se no ci prenderebbero per matti, tipo se ci mettessimo a leggere in treno ad alta voce. Allora, questa è una piccola carrellata rispetto, come dire, ai comportamenti che noi adottiamo quando leggiamo. Naturalmente oggi, quando parliamo di lettura, dobbiamo parlare necessariamente di lettura digitale, perché noi siamo ormai tutti in possesso di dispositivi digitali sui quali non facciamo solamente lettura del testo, è chiaro, però evidentemente la lettura oggi è diventata ormai lettura digitale. Quindi adottiamo spesso e volentieri per leggere, anche per leggere, dispositivi come questi. Allora, a un certo punto, vedete qua la posizione, il comportamento del lettore, della lettrice, assume, come dire, degli aspetti enigmatici. E qui la domanda che faccio a voi è: questa ragazza che cosa sta facendo? Questa domanda naturalmente io la faccio anche ai ragazzi. Per farvi rispondere utilizzo un software appunto che si chiama Mentimeter. Mentimeter è una piattaforma gratuita nei limiti, diciamo, di un uso di base, poi a pagamento se qualcuno volesse farne un uso più spinto, a livello anche aziendale, insomma, scolastico. Ecco, allora, tramite questa piattaforma io vi mando un questionario. Mando un, non un questionario, una piccola domanda alla quale voi potete rispondere scegliendo tra alcune risposte già preimpostate. Allora, per poter rispondere dovete intanto aprire sul vostro browser una nuova scheda e scrivere www.menti.com.
Dopo aver scritto sul vostro browser questo indirizzo, utilizzate poi il codice 39842. Io intanto resetto i risultati della vecchia indagine. Tommaso, che mi sono Sì, persa. non, ci sono, ci sono. Allora, sul browser, Apro una scrivi nuova scheda. su una nuova scheda, esatto, scrivi www.menti.com. Lo faccio anch'io, lo faccio qua, www.menti.com. Do invio e compare una casellina in cui inserire dei numeri. Quelli che vedete preimpostati sono finti. Allora, i numeri che dovete scrivere sono 39 84 2. Se voi scrivete 39 84 2, cliccate su Submit e avete a questo punto le opzioni di risposta. Che cosa sta facendo la ragazza? Poi potete anche scegliere più opzioni, non dovete sceglierne solo una. E perché lo faccio questo esercizio? Uno, perché mi interessa che voi conosciate Mentimeter. Due, perché in effetti non è affatto scontato che le risposte siano univoche. Ed è interessante sapere cosa percepiscono i bambini, cosa percepiscono gli alunni, cosa percepiscono gli studenti. È molto interessante perché alcune cose possono essere date per scontate e altre niente affatto. Cosa sta facendo questa ragazza? Legge, scrive, ascolta musica, disegna o segue la lezione della maestra? Allora, io adesso per farvi vedere i risultati in diretta, come al solito, ecco, vado in presentazione e intanto cominciano ad arrivare, vedete, le vostre risposte. Già da questo io capisco che non tutti adottate lo stesso criterio. Già tra di noi grandi, quindi immaginatevi tra bambini e ragazzi come possono essere differenziate le risposte. Che cosa sta facendo quella ragazza? Legge, scrive, ascolta musica, disegna, segue la lezione della maestra. Allora, la verità più vera di tutte è che questa ragazza sta facendo probabilmente tutte queste cose messe insieme. Cioè non è escluso. Il multitasking online nell'ambito digitale consiste proprio in questo, avere l'opportunità di fare più cose contemporaneamente. Per cui ecco, può essere che sta leggendo, anzi quasi certamente sta leggendo. Sta decodificando qualche cosa con gli occhi, sta ascoltando, sta scrivendo, sta seguendo la lezione della maestra, della prof. Ecco, in realtà non è più, noi sappiamo che può fare tutte queste cose, può farle assolutamente, neanche nello stesso momento, passando da un tipo di canale ad un altro, con una velocità incredibile. Voi capite già la differenza rispetto alla lettura del libro tradizionale. Noi quando vediamo una persona con un libro di carta in mano sappiamo che sta leggendo, insomma, ecco, non è che stiamo immaginando, insomma, sappiamo che sta decodificando testo, non pensiamo che stia ascoltando della musica o che stia seguendo una lezione, come dire, in diretta in un'aula digitale. Allora, questo era solo per introdurvi appunto il tema per introdurvi il tema del multitasking. La lettura digitale, la lettura di oggi è, come dire, rispetto a quella che siamo abituati, soprattutto chi viene dal Novecento, insomma, abituato a percepire, è un po' cambiato, il comportamento è molto, molto cambiato. Allora, come siamo potuti arrivare a questo punto? Allora, le premesse sono state, vi faccio vedere il comportamento di lettura. Ragioniamo intorno a una situazione, diciamo, attuale, presente, vediamo appunto all'opera una ragazza e cerchiamo di decodificarne, di capirne il comportamento. A questo punto, ecco, inizia il vero e proprio racconto del quadro di civiltà, Com'è che siamo passati da un tipo di comportamento ad un altro? Com'è che siamo passati dal libro di carta poi al libro digitale?
Allora, qui la storia naturalmente voi la potete raccontare più o meno iniziando da lontano, ecco. E potete anche iniziare dal Big Bang, passare dai dinosauri e poi dopo l'origine delle specie umane 6 milioni di anni fa e poi mano a mano ad avvicinarvi, no? In una sequenza cronologica, diciamo, lineare, avvicinarvi all'oggi. Il punto interessante di questo racconto è che in realtà la Terra esiste da miliardi di anni, le specie viventi da milioni di anni, gli umani solo da 6 milioni di anni, però consideriamo 6 milioni, 4 milioni a seconda delle varie poi letture che vengono date a questo discorso dell'origine delle specie. Voi tenete conto che per milioni di anni gli umani non hanno neanche sentito il bisogno di parlare come sto facendo io oggi. Cioè, in realtà, tra le varie teorie innatiste, emergenzialiste, quelle insomma, comunque si conviene sul fatto che linguaggi complessi, come quello che adotto io ora con voi, si è cominciato ad utilizzarli a partire da 40.000 anni fa. 40.000 anni fa sono proprio l'altro ieri rispetto alla storia, diciamo, di tutto quello che poi di molte delle cose che ci circondano, appunto, naturali. Quindi 40.000 anni fa abbiamo cominciato ad utilizzare dei suoni, quindi dei simboli sonori, in qualche modo per comunicare con un linguaggio complesso. Quando abbiamo cominciato a tracciare dei segni di cui ancora conserviamo la memoria? Intorno a 20.000 anni fa, quindi capite che per altri 20.000 anni, dopo che hanno iniziato a parlare, gli umani non hanno sentito manco il bisogno di tracciare cose, insomma, o perlomeno non c'è rimasta traccia. Le tracce più antiche di scritture parietali, insomma, di arte parietale, risalgono a circa 20.000 anni fa. Bene, che succede? Iniziano anche a disegnare, però questa cosa va avanti per migliaia ancora di anni, tant'è che la scrittura è stata introdotta, è stata inventata, abbiamo memorie, le memorie più antiche che abbiamo risalgono a circa 5.500 anni fa. Quindi capite che proprio le scansioni temporali sono talmente enormi, che noi un po' ci possiamo lavorare, ecco, in termini di quadri di civiltà. La scrittura e la lettura sono una pratica estremamente recente, molto, molto recente. I nonni dei nonni dei nonni dei nostri nonni hanno praticamente inventato la scrittura. Mio nonno era un sumero, insomma, il nonno di mio nonno di mio nonno di mio nonno era un sumero, è quello che ha inventato la scrittura. Bene, quando ha inventato la scrittura, che cosa ha fatto? Ha partecipato sostanzialmente a questa prima rivoluzione. Passaggio dall'oralità alla scrittura. L'oralità, quella che dicevamo, l'uso del linguaggio, dei segni sonori, l'oralità è una cornice particolare che genera delle forme espressive specifiche che noi adottiamo alla grande ancora oggi. Sono la retorica, l'epica e il teatro. Sono tipiche forme espressive legate all'oralità. Ma quando a un certo punto decidono di inventare la scrittura, quindi l'altro ieri, considerata la storia dell'umanità, considerata la storia del pianeta, dell'universo, allora, vedete, introducono subito il tablet. Su questo noi non dobbiamo avere nessun tipo di esitazione ormai. I sumeri, cioè il tablet l'hanno inventato i sumeri, non l'ha inventato Steve Jobs o qualche informatico 30, 40, 50 anni fa, insomma. È un'invenzione antichissima, cioè la scrittura nasce con il tablet. È un tablet particolare questo qua. È un hard disk che contiene poco testo. Vedete, all'inizio si mandavano tweet, si mandavano. Non si mandavano opere complete di questo o quell'altro autore. Si mandavano dei tweet su una tavoletta di argilla, su un hard disk di terra, su un hard disk fatto di materiale, appunto, terra, puoi salvarci un tweet. E questi tweet, poi vedete, venivano conservati in delle banche dati. Ecco, le banche dati del passato sono queste, quello che ci rimane, insomma. Questo posto, Ebla, si trova in Siria, si trova nel posto più martoriato del mondo, probabilmente anche a rischio di scomparsa. Probabilmente le stiamo perdendo queste testimonianze
delle banche dati dei Sumeri, insomma, comunque degli antichi, inventori della scrittura e della lettura. Bene, che succede? L'hard disk di Terra fa una cosa sola: scrivi, salvi il tweet e finisce lì. Ah, ma per insegnare a scrivere, evidentemente dovevano utilizzare altri tipi di supporti. Infatti, utilizzavano le tavolette cerate. Perché le tavolette cerate? Perché sono multitasking. Già il tablet cerato, fatto di cera, quindi non di terra né di silicio come si fa oggi, è già multitasking perché consente di scrivere, cancellare e riscrivere, che sono due operazioni importanti. Tra l'altro, poi vedete anche l'immagine a sinistra non lascia dubbi. Il comportamento nell'ambito, diciamo, didattico dell'insegnamento degli antichi è uguale a quello che utilizziamo noi oggi. Quel signore lì c'ha in mano un portatile, come ce l'ho io ora, e sta, insomma, spiegando qualcosa ai suoi allievi. Bene, quindi tablet di terra monouso, tablet cerato per imparare, perché è multitasking. A un certo punto, in realtà, cioè non a un certo punto, i rotoli di papiro nascono più o meno contemporaneamente alle tavolette cerate, almeno questo sembra dirci la ricerca storica. I rotoli di papiro sono, come dire, tipici dell'Egitto, perché ne avevano un sacco di questa pianta. Allora, la cosa interessante di questo supporto, di questo hard disk, qual è? Che puoi salvarci dentro un mucchio di roba. A differenza delle tavolette cerate o delle tavolette di argilla, che ci scrivi un tweet, sul rotolo di papiro tu ci puoi scrivere anche i trattati di filosofia. Il papiro è stato utilizzato per migliaia di anni. Migliaia di anni significa sin dal 3000 avanti Cristo almeno fino al 500, al 600 dopo Cristo. Capito? Ha avuto una durata d'uso incredibile perché le cose si salvavano molto bene, si salvavano, potevano essere conservate abbastanza bene e soprattutto potevi scriverci un mucchio di roba. Insomma, semplificando, Platone, Aristotele, tutta la filosofia ellenistica e poi romana e successiva, utilizzano il papiro come supporto scrittorio perché contiene un sacco di roba, in effetti. E Platone ha scritto veramente tanto, Aristotele uguale, hanno scritto tantissimo. Bene, vedete, questa è una banca dati di papiri. Una banca dati di papiri, una banca dati del passato, insomma, dopo le tavolette vediamo anche quella dei papiri. Se avete bisogno, siete in un liceo, potete anche, come dire, presentare dei video online, ci sono dei video dove viene simulato Platone che ragiona sull'oralità e la scrittura, ne vale sempre la pena utilizzare queste risorse multimediali. Ma quello che adesso conta fare è che a un certo punto viene la seconda rivoluzione. Allora, la prima era il passaggio dall'oralità alla scrittura. La seconda rivoluzione è il passaggio dalla scrittura sul rotolo di papiro o sul tablet o sulla tavoletta alla scrittura sul libro, che anche il libro è un tablet alla fine, anche il libro ha l'interfaccia, le dimensioni di un tablet, no? E al libro come lo conosciamo noi oggi, insomma, ecco come l'abbiamo conosciuto sin dal Novecento quando noi siamo nati. E come naturalmente si continua ad utilizzare, probabilmente si utilizzerà anche a lungo. Allora, vedete, i libri come li conosciamo noi, hanno circa 2000 anni, no? Le più antiche testimonianze risalgono appunto all'epoca cristiana. Sono i cristiani del Nord Africa, a quanto pare, ad averne sviluppato, come dire, l'uso. Ispirandosi a tecniche naturalmente precedenti, la cosa che interessa dire e spiegare ai ragazzi è che questo hard disk, l'hard disk fatto di pergamena, quindi di pelle animale o poi di carta, com'è, è super interessante perché? Perché ci salvi dentro un mucchio di cose, ci salvi dentro davvero tutto di più, ci salvi. Ci puoi anche, come dire, multitasking, nel senso che
e ci puoi anche mettere le glosse a margine, ci puoi mettere delle immagini, ci puoi fare delle miniature, quindi anche multimediale. Ma la cosa molto, ma molto interessante che a me piace simulare poi tantissimo quando sono in presenza è l'uso, la facilità d'uso che si ha di questo dispositivo. Cioè, rispetto al rotolo di papiro, che doveva essere una cosa scomodissima, leggibile solo ad alta voce, due tenevano aperti il papiro e un altro leggeva ad alta voce a un pubblico di analfabeti, probabilmente. Ecco, il libro c'ha questa caratteristica che è portatile, facilmente trasportabile e facilmente utilizzabile quando, ad esempio, il prete deve fare la messa. Non a caso, appunto, noi vediamo il libro poggiato, sta fermo lì alla pagina in cui ho stabilito che devo andare a fare la lettura e quindi mi libera le mani, insomma, adotta, mi consente di adottare tutta una serie di... oddio, scusate, devo togliere WhatsApp perché mi dà fastidio. Aspettate un attimo, adesso passo qua. Allora, dicevo, il libro come lo conosciamo noi è uno strumento molto, ma molto comodo e non è un caso che noi continuiamo ad utilizzarlo naturalmente. La cosa interessante è che se andiamo a guardare ognuno di noi dentro i propri territori, in Italia soprattutto, possiede testimonianze di quest'epoca di scrittura di codici manoscritti, magari su pergamena, che sono preziosissimi. Questo, ad esempio, è uno di quelli che conserviamo a Fano. Ma qua vicino a Fano, insomma, Fano, Senigallia, nelle Marche, c'è addirittura uno scrittorium. Allora, ditemi più o meno un posto in Italia dove non ci sia nelle prossimità uno scrittorium. Ci sono più o meno dappertutto. Allora, sarebbe molto interessante. È molto interessante. Scusate, potete togliere l'audio? Potete togliere l'audio? Se no, devo tornare io. Sì, forse l'ha tolto. Ok. Allora, diciamo, in ogni regione più o meno ci sono testimonianze come questa, appunto, di monasteri nei quali sono conservati gli spazi e le attrezzature degli antichi scrittori. Noi ne abbiamo uno qua vicino nelle Marche, si chiama Fontavellana. Non so quanti bambini, quanti alunni o quanti studenti siano mai stati portati in questo posto per fargli, come dire, percepire, per fargli imparare come avveniva, cioè per fargli imparare la storia della nostra civiltà, in un certo senso. Ecco, perché appunto qua stiamo raccontando un quadro di civiltà a partire dall'indicatore del libro, ecco, è evidentemente questa un'opportunità che non dovremmo lasciarci sfuggire. È interessante lavorare molto con i ragazzi anche sulle scritture, sulla paleografia. Adesso, a seconda dell'età, naturalmente utilizzeremo linguaggi appropriati, però ecco, vedete, voi potete benissimo trovare online un sacco di esempi di scritture antiche e lavorarci sia dal punto di vista artistico, grafico, che dal punto di vista testuale, del significato, eccetera. Non entro naturalmente nel merito di queste differenze, voi capite che già maiuscolo, minuscolo, corsivo sono tutte riflessioni, sono tutte tecniche che già erano state introdotte centinaia e centinaia di anni fa, secoli e secoli fa, e che noi adesso ci ritroviamo già belle preimpostate su Word quando dobbiamo scrivere un documento, non ci poniamo più il problema di quale carattere utilizzare, di quale font, perché ce li abbiamo più o meno già preimpostati. Anche su questo voi trovate online dei video che vi spiegano in pochi minuti, vi fanno vedere in pochi minuti come veniva prodotto un libro con la pelle animale, ad esempio. È interessante anche sapere che la musica nasce già, come dire, linguaggi musicali. Sono antichissimi, ma la musica scritta, manoscritta, naturalmente può avere esempi tipo questo. È un manoscritto, un codice manoscritto conservato a Senigallia, ad esempio. Quindi vi parlo, insomma, ecco, di situazioni di prossimità, ecco, ce li ho proprio a portata di mano. Altri video, insomma, curiosi che vale la pena vedere, però io non entro nel merito. Allora, quello che adesso conta in termini di quadro di civiltà sottolineare è che mentre il frame dell'oralità, dicevamo,
comporta la retorica, l'epica e il teatro, il frame della scrittura, quindi della scrittura manoscritta in questo caso, genera delle forme espressive che possiamo sintetizzare in questi quattro esempi: l'iscrizione, la lettera, il rotolo e il codice. Quindi, secondo passaggio sostanzialmente, siamo partiti dalla prima rivoluzione, dall'oralità alla scrittura, seconda rivoluzione, dal rotolo al libro come lo conosciamo noi. Bene, qua ci avete un riepilogo, dopodiché succede che intorno al 1450 un signore tedesco mette insieme la tradizione dei contadini con la tradizione degli orafi, con la tradizione, insomma, delle tecniche disponibili all'epoca e mette sulla stampa a caratteri mobili. Attenzione, la stampa era una tecnica già inventata dai cinesi 1500 anni prima, però non era a caratteri mobili, o perlomeno non era come poi Gutenberg l'ha fatta diventare, insomma, una vera e propria industria di riproduzione del libro come già lo conoscevano. Il libro, l'hard disk mantiene sempre la stessa struttura, cioè sono delle pagine. Attenzione, le pagine ormai nel 1450 non sono fatte più, molto raramente, anzi sono fatte di pelle animale, sono fatte di carta. La carta, sapete dove la producevano? Tanto per stare qua dietro, come dire, nel mio orto, nel mio giardino qua dietro casa, praticamente Fabriano è uno dei centri mondiali di produzione della carta sin dal 1300 e forse anche prima. È incredibile, voi capite che nel giro di 100 km ho praticamente la storia della civiltà raccontata e non solo raccontata a parole, ma proprio vista, vissuta concretamente. A Fabriano, ad esempio, si possono portare i ragazzi e fargli vedere come si produceva la carta una volta e come si produce oggi. Ma quello che è importante adesso che io appunto vi dica rapidamente è che la terza rivoluzione, appunto, in che cosa consiste? Consiste in un nuovo modo di produzione del libro come già lo conoscevano. L'hard disk rimane lo stesso, cambia solo il modo di riprodurlo. Invece che scriverlo a mano, una roba faticosissima, cominciano a stamparlo, quindi meccanizzano, automatizzano in qualche modo la produzione. Bene, su questo c'è veramente di tutto, da immagini, posti disponibili. Tra l'altro, se penso a un museo dell'arte tipografica e della stampa, sempre qua a Jesi, ad esempio. Io parlo per le Marche, ma naturalmente se c'è qualcuno in questo momento non è delle Marche, può benissimo fare riferimento alla propria regione. Ma ecco, a Jesi c'è un piccolo museo dell'arte tipografica e della stampa che è deliziosissimo, insomma, ecco, si può benissimo ricostruire tutta la storia di questi ultimi 500 anni di stampa tipografica, di fatto, in pochi metri quadrati e con poche attrezzature, ma veramente belle e significative. E quindi che succede? I libri, attenzione, i libri cominciano ad avere una struttura testuale molto più complessa rispetto a prima. Voi immaginate, nei codici manoscritti spesso non trovate né il titolo, non trovate l'autore. L'autore non lo trovate perché ogni autore era, come dire, era solo la mano di Dio, insomma, no? Era una mano prestata a Dio che era quello che trascriveva i contenuti sul supporto, insomma, ecco, quindi gli autori non avevano neanche tutta questa rilevanza. La figura dell'autore comincia a svilupparsi fortemente a partire dal 500 e come vedete già, questa è una cinquecentina per dire, no? Un libro del 500, vedete, è esattamente uguale a come lo stampiamo ancora oggi. C'è una copertina che, vabbè, la copertina serve per coprire i fogli, di fatto, però poi, girata la copertina, voi trovate normalmente un frontespizio nel quale ci sono tutte le informazioni bibliografiche indispensabili per capire autore, contenuto, editore, anno, che sono quegli elementi fondamentali che noi oggi dobbiamo continuare ad insegnare ai nostri ragazzi. Quindi già nel 1500, a partire dal 1500, i libri si strutturano con un apparato paratestuale che utilizziamo ancora oggi. Pensate all'indice degli argomenti, pensate al numero delle pagine e così via. Bene, gli esempi sul libro moderno sono veramente, si sprecano, ce ne sono tanti, ma quello che conta dire è questa cosa qua.
La stampa a caratteri mobili stravolge il modo di trasmissione del testo. I testi non sono più testi lunghi, come appunto eravamo abituati a vedere nei papiri o nel libro di 2000 anni fa. Il testo si frammenta, la frammentazione, la granularità, diciamo, una certa granularità, un certo grado di granularità lo introduce la stessa stampa a caratteri mobili. Vedete, i tipi di documenti che nascono sono pensabili solo all'interno della cornice della stampa a caratteri mobili. Un quotidiano, una gazzetta non se lo sarebbero mai inventata gli amanuensi. Un quotidiano, appunto, perché? Perché non avrebbero mai avuto la possibilità di scrivere giorno per giorno dei contenuti, mentre con la stampa a caratteri mobili questo diventa possibile. Un altro strumento fondamentale sono le riviste e le enciclopedie. Nessun amanuense si sarebbe messo a scrivere copie e copie di una stessa enciclopedia. Questa cosa si poteva fare solo pensando a una riproduzione meccanica delle pagine. E questo è quello che fa Gutenberg, insomma, ci apre veramente un mondo incredibile di tipologie documentali. Bene, andiamo avanti. Come vedete, quando magari mi capita di fare le lezioni agli istituti alberghieri, utilizzo naturalmente fonti antiche o moderne che fanno riferimento al contenuto, nessuno mi impedisce di farlo, insomma, ecco, perché c'è veramente di tutto stampato. Conta, in questo terzo passaggio, sottolineare quali sono le forme espressive tipiche del frame della stampa. Quindi ricordate, frame dell'oralità, frame della scrittura, frame della stampa. La stampa, appunto, ci ha consentito naturalmente di passare dall'incunabolo, come dire, i libri stampati dal 1450 al 1499, e poi i libri, quindi propriamente detti, insomma, che sono le cinquecentina, a partire dalle cinquecentina, le enciclopedie, il romanzo, la rivista, i fumetti. Allora, questi sono formati tipici del frame della stampa. E come vedete sono già tanti, varrebbe la pena far vedere un esempio per ciascuno di questi, anche in formato cartaceo, è assolutamente interessante. Quindi vado avanti, qua trovate dei video che riepilogano un po' questa storia. All'inizio fu il tablet divenne multitasking, il papiro diventa un hard disk che contiene un sacco di roba, il libro manoscritto contiene un sacco di roba ed è molto più comodo del papiro, per cui rapidamente poi si comincia a sostituire. A un certo punto arriva un signore tedesco, intorno al 1450, che inventa la riproduzione meccanica del libro manoscritto, e quindi poi il libro diventa uguale a come lo conosciamo noi. 500 anni praticamente non è cambiato, no, sono cambiate poche cose davvero negli stili editoriali. Vado avanti, voi potete vedere un esempio di biblioteca tipica dell'epoca della stampa a caratteri mobili. Questo è Fano, ma insomma a Pesaro, a Trento, a Trapani, dovunque voi andate, trovate sicuramente una biblioteca fatta in questo modo. In Europa se ne trovano, ovunque se ne trovano, ecco, di biblioteche fatte in questo modo. Scaffali pieni di libri stampati a caratteri mobili. E che cosa succede a un certo punto? Succede che si scompagina tutto, si scompagina proprio letteralmente tutto il sistema di strumenti per la trasmissione dei saperi. E questa cosa qua non è che è avvenuta adesso con il digitale, questa cosa qua è avvenuta già nell'Ottocento, cioè il libro ha perso la sua centralità come strumento di trasmissione dei saperi già nell'Ottocento, non oggi. Quando noi ci attacchiamo ancora al libro di carta o al libro come strumento per imparare, ha certo un senso, però bisognerebbe sempre contestualizzarlo, perché nell'Ottocento vengono inventate la tipografia, la fotografia, la registrazione della musica, le linee telefoniche, poi le radio, insomma, andando avanti negli anni, le radio, le macchine da scrivere, il cinema, e poi a un certo punto mettono insieme il cinema, uno schermo televisivo e la tastiera di una Olivetti e fanno un computer, sono un esempio di computer come quelli che utilizziamo ancora oggi noi. Certo, questo è un po' più, diciamo,
semplice. Bene, e questa cosa è già avvenuta nell'Ottocento. Attenzione, quindi qua siamo nell'Ottocento, c'è un'altra rivoluzione di fatto, che non è la rivoluzione del libro, è una rivoluzione degli strumenti, dei media, in un certo senso. Ecco. E quindi dall'oralità alla scrittura, dal rotolo al libro, dal libro manoscritto al libro stampato, fino a che nell'Ottocento non si apre una nuova cornice, un nuovo quadro di civiltà, dei nuovi indicatori, telegrafo, fotografia, telefono, fonografia, radio, cinema e televisione. Noi che siamo nati nell'Ottocento ci ricordiamo che per ognuno di questi mezzi utilizzavamo uno strumento apposito. Il telefono era il telefono, il Walkman era il Walkman, il libro era il libro, la radiolina era la radiolina, il cinema era il cinema. E a un certo punto succede questa cosa qua. Succede questa cosa qua, che dei dispositivi, tutti dei dispositivi che prima erano diversi, dei linguaggi, dei canali che prima erano diversi, convergono tutti quanti sullo stesso dispositivo. Cioè, i dispositivi digitali, che attenzione, non sono stati inventati l'altro ieri. Il primo computer è stato costruito nel 1948, se non vado errato, Quindi, insomma, parliamo già di oltre 70 anni fa. Naturalmente la cibernetica poi si è evoluta nel corso del tempo. Negli anni 60, 70 c'era già ampiamente internet, nasce nel 69, 70, in quegli anni lì, quindi 50 anni fa. Bene, poi questi strumenti diventano domestici a partire dalla fine degli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 e così via. Oggi naturalmente ognuno di noi possiede un computer potentissimo dentro le proprie tasche, o miliardi di persone nel mondo possiedono dispositivi che fanno tutto, radiolina, cinema, fotografia, tutto, fanno con lo stesso strumento, con la stessa tavoletta che i sumeri utilizzavano solo per scrivere un tweet, noi facciamo tutte quelle cose che abbiamo visto fino ad oggi, compreso naturalmente il libro. Allora, questo è un altro riepilogo, l'ennesimo, con i ragazzi vale sempre la pena, insomma, tornarci su e per riprendere il filo logico che si è costruito. Quindi dalle tavolette al tablet. Naturalmente le biblioteche, vedete, cambiano. Le biblioteche cambiano. Le biblioteche non hanno più solo scaffali pieni di libri stampati a caratteri mobili, anzi, i libri ormai sono tutti scritti in digitale, poi vengono stampati su carta, è solo un'opzione la stampa su carta. Mentre, come vedete, ci sono anche i computer e nelle biblioteche, insomma, che hanno una certa attrezzatura, c'è anche il wifi, insomma, che sicuramente è molto apprezzato dagli utenti. Vedete, anche le biblioteche fisiche si riorganizzano in base alle nuove cornici, ai nuovi frame comunicativi. Allora, siamo nell'epoca digitale. Io faccio sempre questa domanda ai ragazzi: che cosa vede un hacker? Cos'è un hacker? Chi è un hacker? Un hacker non è una persona malvagia, malefica, che vuole distruggere tutto. Un hacker, in realtà, è una persona interessata a capire il funzionamento, nel caso del digitale, dei dispositivi digitali, smonta il dispositivo digitale, lo rimonta, il dispositivo o anche il software, e lo rimonta per farlo funzionare meglio. Un hacker è una persona appassionata, in qualche modo, appassionata e curiosa, che vuole imparare di continuo utilizzando qualsiasi mezzo. Bene, e nel caso del digitale, appunto, quando un hacker digitale vede, si guarda attorno, che cosa vede? Allora, per fare questo esempio, io ai ragazzi faccio vedere questa immagine. È l'immagine, la fotografia di una città. E chiedo ai ragazzi: ragazzi, che cosa vede secondo voi un hacker? Dove vede internet? Visto che stiamo parlando di un hacker digitale, dove vede internet? Dove lo trova? È fisico? È solo virtuale? Dove sta internet? Allora, io questa cosa adesso la chiedo anche a voi, la chiedo anche a voi facendovi fare un piccolo esercizio. Scusatemi però perché devo tornare nella mia solita cartella su Drive, corsi qua, lab, materiali, corsi.
Vediamo un po'. Questa probabilmente è già fatta. Eh sì, questa è già fatta. Allora, facciamo una cosa, guardate. Adesso io elimino queste cose. Vabbè, scusatemi, tanto con i ragazzi non avrei fatto questo errore, eh. Questo è un errore, diciamo, di impostazione del lavoro didattico. Mi sono dimenticato di cancellare le risposte precedenti. Va bene, come funziona Jamboard? Jamboard funziona così, è un'applicazione della suite di Google, è gratuita, almeno dentro certi limiti di funzionalità, può essere condivisa sia in modalità anonima, sia appunto in chiaro, inviando agli indirizzi dei partecipanti al lavoro collaborativo il link appunto alla lavagna. Jamboard è una lavagna nella quale si possono mettere dei post-it. Bene, io prima di mandarvi il link che trovate qua nella barra degli indirizzi, ve lo mando nella chat, naturalmente vi faccio vedere come si inserisce un post-it per chi non mi ricordo adesso se c'eravate tutte l'altra volta. Quindi clicco su nota adesiva che trovo qua sulla sinistra, metto un commento, salvo. Vedete, mi ha inserito in automatico un post-it giallo, in questo caso con la scritta GGG che non significa niente. Naturalmente, se voglio inserire un altro commento, riclicco su nota adesiva, stavolta cambio colore, scrivo JJJ, salva. Vedete, mi viene salvato naturalmente il commento. Quello che chiedo a voi di fare adesso, qualche minuto, è un esercizio per rispondere davvero, rispondetevi, secondo voi, che cosa vede un hacker in questa fotografia? Quindi esco un attimo dalla condivisione, vado sulla chat, eccomi qua, invio il link, ci cliccate sopra e voi entrate in modalità anonima, quindi non siete riconoscibili. Insomma, lo dico sempre ragazzi, l'importante è che non insultate nessuno, potete scrivere quello che volete. Man mano che voi vi unite, naturalmente io poi vi vedo. Adesso condivido lo schermo. Allora, che cosa vede un hacker? Bene, ci siamo, eh? Siamo 1, 2, 3, 4, 6, come 7. Se avete dei problemi, accendete pure il microfono e mi chiedete. Allora, una rete, cosa vede? L'hacker? Una rete, sì, una rete di cosa? Una rete. Scusa, Prego. io non riesco a copiare il link. Dove trovo la chat? Perché non riesco a trovarla su Zoom. Allora, Sono dal il link. telefonino, ho le icone molto piccole e non le vedo, quindi non Ok, so. allora io torno un attimo nell'aula e vediamo un po'. Provo a rimandarlo sempre nella chat e vediamo se il telefonino ti manda qualche impulso che Sì, io ti. devo copiare quindi HTTP, quello lì devo copiare, No, ma giusto? non devi, no, lo devi solo cliccare. Non ti Ah, conviene clicco solo copiarlo lì perché non sopra. riesci. Quindi riprova a rimandarmelo, vediamo se riesco a Sì, l'ho cliccarlo. rimandato nella chat e lo rimando di nuovo. Se no, se mi dai il tuo indirizzo email, te lo mando via email. Ecco, ho trovato la chat, perfetto. Quindi clicco sulla chat, giusto adesso? Sì, adesso su quel link lì, esatto. Perfetto, trovato. Grazie, scusami, Perfetto. No, 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 ma ci mancherebbe. No, 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 è fatto apposta. Tanto è fatto apposta l'esercizio anche per imparare ad utilizzare la piattaforma. Ripeto, questa cosa la faccio anche con i ragazzi la prima volta, magari non l'hanno mai vista, quindi ci mettono un po' a capire, poi dopo diventa super facile e le volte successive non devono fare nessun tipo di fatica per capire come funziona. Allora, cosa vede un hacker? Una rete, semafori, le cose che fanno le persone. Allora, traffico urbano. Dov'è internet secondo voi? C'è un hacker digitale interessato a capire dov'è internet, dove sono i dispositivi digitali, dove sono i dispositivi digitali e i software?
e le connessioni, una rete di collegamento tra cose. Sì, al di là adesso delle definizioni più generali, provate a fate finta di essere voi, state passeggiando su questa strada, vi guardate attorno, siete degli hacker e dite, ah ok, vorrei entrare dentro internet, vediamo un po' come faccio ad entrare, da dove potrei trovare una porta d'ingresso. Vedetela un po' più materiale la cosa. Oggi si parla di internet delle cose. Internet delle cose. Cosa significa? Che tutte le cose, comprese noi stessi, siamo connessi. Allora, io sposto l'immagine, sposto il post-it persone perché sennò poi copre l'immagine. Allora, vabbè, date delle risposte molto più generiche. Tenete conto che i ragazzi vanno subito al dunque della faccenda. Ve lo dico io, collaboro con voi, ecco. Che cosa vedono? Senza dubbio, internet sta dentro le macchine, le auto, anzi scrivono macchine, le auto. Adesso non nascono, le automobili nascono tutte digitali ormai, eh? Cioè, un meccanico che non sappia fare il meccanico digitale praticamente non lavora più, non lavora. Le auto, i motorini, i semafori, qualcuno l'ha già detto, le persone hanno in tasca dei telefonini, dentro i palazzi ci sono cavi e computer collegati, sotto la pavimentazione stradale ci sono le fibre ottiche, ci sono tutti i cavi che appunto trasmettono le informazioni, e gli autobus, per dire, sono collegati alla rete digitale. Cioè, praticamente è probabile, anzi addirittura vi posso anche dire che ognuno di quegli alberi che voi vedete, che sono probabilmente del viale, siano addirittura georeferenziati uno a uno, e il comune sappia esattamente quanti alberi ci sono in quel tratto di strada, Quindi non c'è nulla della realtà visibile o meno visibile che essa sia, che non sia in qualche modo digitalizzato o digitalizzabile. Pensate alla... Adesso vi faccio vedere, come dire, delle slide, proprio ve lo faccio vedere più chiaramente questa cosa. Allora, avvia presentazione. Questa è l'immagine. Allora, l'hacker sta girando su questa strada. A un certo punto dice, ok, qua abbiamo cavi e palazzi digitalizzati, e strade e palazzi digitalizzati. Vado avanti, a un certo punto trovo l'autobus digitalizzato, ma poi vedo anche una webcam. Che cosa fa quella webcam? Quella webcam controlla le targhe di tutte le automobili. Quindi, naturalmente, dalle targhe io posso risalire all'identità delle persone e quindi sapere qualche cosa in più, non solo sul mezzo, ma anche sulla persona che lo sta guidando. Vado avanti, i semafori sono digitalizzati. Vedete, compaiono i telefonini. I telefonini sono in tasca a chiunque, quindi sono anche dentro gli stessi mezzi che a loro volta sono digitalizzati. Bene, di queste, a un hacker basta entrare, riuscire ad infilarsi in qualche modo con degli espedienti su uno di questi dispositivi e conoscere i profili e i dati di tutte le persone che possiedono quel computer. Voi tenete conto che oggi è molto più pericoloso perdere il telefonino che le chiavi di casa, in linea di massima. Se sul vostro telefonino avete informazioni molto personali, molto delicate, riservate, naturalmente rischiate molto di più perdendo quello che perdendo le chiavi di casa, dove magari in casa, se uno non c'ha proprio grandi cose, a parte, diciamo, l'invasione, il senso di invasione che potreste provare, però ecco, dal punto di vista dei beni che vi possono portare via delle informazioni, insomma, molto ormai molto è disponibile online. La cosa interessante è che poi tutti questi dispositivi sono collegati tra loro, ok? Quindi entro in un dispositivo, ma posso rimbalzare anche sugli altri, in qualche modo. Bene, quindi cosa fa l'hacker? Sostanzialmente l'hacker, nel quadro di civiltà in cui ci troviamo oggi, fa questo lavoro: toglie la realtà come la vediamo, e cerca di vedere solo le entità digitali. La realtà la vede in questo modo l'hacker. Quindi questo cos'è? È un mondo che noi nel Novecento immaginavamo. Ci immaginavamo delle fiction per portarci come dire, in un mondo, in un duplicato del mondo, in un, come dire, in un oltremondo, in un altro mondo. Ecco,
perché stiamo ore e ore su, in, collegati ai telefonini? Perché i nostri figli stanno ore e ore collegati ai telefonini? Perché dentro quel mondo lì trovano tutto quello che gli serve e anche di più. Molto di più che nella realtà fisica talvolta. Per questo noi siamo tutti più o meno imbrigliati consapevolmente. Tra l'altro, dentro questo quadro di civiltà troviamo anche tutta la storia precedente. Troviamo il cinema, quello che stiamo facendo noi ora, la video chat sostanzialmente viene da quella tradizione, troviamo i libri, troviamo la fotografia, troviamo WhatsApp, troviamo i social, i videogiochi, troviamo le enciclopedie. Troviamo praticamente tutta quanta la tradizione degli ultimi 5.000 anni, come dire, aggregata, incanalata, converge, che converge tutta quanta su un dispositivo collegato a milioni di altri, miliardi di altri dispositivi. Quindi questa cosa qua generalmente ai ragazzi, quando la spiego naturalmente piace, viene subito come dire, apprezzata, perché in effetti è così. C'è un altro mondo nel quale talvolta stiamo meglio che in quello fisico, insomma. Ma quello che conta a me adesso e a voi, visto che siamo all'interno di un racconto che riguarda la storia del libro, la storia della scrittura, è concentrarci un attimo sul libro digitale. Allora, noi leggiamo il digitale sui dispositivi, su questi dispositivi qua che tutti conosciamo. La cosa interessante, ad esempio, è che se si fa vedere ai ragazzi un ebook reader, e varrebbe la pena spiegargli che dentro un ebook reader si possono salvare centinaia e migliaia di file, biblioteche intere, quindi in un'unica tavoletta che ha le stesse dimensioni di una tavoletta dei Sumeri. Stavolta non ci salviamo solo un tweet, ma ci salviamo centinaia, migliaia di libri pieni di testo che può essere trattato e modificato in tempo reale. Sono ipovedente, naturalmente modifico il carattere, il font, le dimensioni del carattere, le modifico in tempo reale. Non è che ho bisogno di andare a comprarmi un libro di carta con i caratteri giganti, ecco, per poter soddisfare il mio bisogno di lettura. Posso naturalmente sottolineare, posso evidenziare, posso fare ricerche sulle singole parole, posso fare tantissime cose, perché il testo digitale è molto molto più trattabile, molto più lavorabile, manipolabile di un testo stampato sulla carta. È evidente questa cosa qua. E cosa usano gli ebook reader come tecnologie? Adesso non so se ci sono stati degli aggiornamenti negli ultimi tempi, ma ecco, questo è l'inchiostro elettronico, praticamente dietro a una patina, quella patina da touchscreen che noi utilizziamo appunto per cambiare pagina, ci sono miliardi di palline bianche e nere che si riposizionano in base agli impulsi elettrici. Cosa succede? Il testo digitale, quindi non solo il libro inteso come romanzo, come saggio, come testo lungo, ma anche per testi brevi, vedete, c'è solo l'imbarazzo naturalmente della scelta, cioè in realtà ogni testo digitale può essere manipolato e confezionato in mille modi diversi, come vedete qua Wikipedia, i quotidiani, i blog, siti, riviste, documenti di lavoro, eccetera, possono essere tutti trasferiti immediatamente da un formato ad un altro, quindi il testo digitale è fortemente fluido, quella fluidità, quella liquidità, no? Direbbe Bauman, che consente di passare da un registro a un altro, da un formato ad un altro, di continuo. Naturalmente questo impatta sulle biblioteche. Questa è una biblioteca digitale, ma è anche una biblioteca fisica, vedete? In realtà tra biblioteca fisica e biblioteca digitale non c'è nessuna soluzione di continuità. Sono due mondi che non solo devono interrelarsi, ma sono correlati già per definizione, insomma, ecco. Tutti i libri di carta che noi vediamo sugli scaffali nascono digitali, poi vengono stampati. Se nascono digitali, questo significa che potenzialmente possono essere disponibili anche tramite computer, quindi non solo tramite carta.
offerta. E chi naturalmente ha accesso alle biblioteche digitali offerte dai servizi pubblici conosce ad esempio la piattaforma Media Library Online, sulla quale trova naturalmente non solo romanzi, ma anche quotidiani, riviste, come dire, aggiornati giorno per giorno, man mano che escono le novità, appunto, in digitale possono essere fruite, non c'è bisogno di aspettare che la libreria faccia l'ordine del libro di carta. Poi, chiaramente, se uno è appassionato al libro di carta, nessuno gli impedisce di andare in libreria o comunque di farselo mandare da una libreria online, ecco, anche in formato cartaceo. Però questo per dirvi che naturalmente le risorse disponibili oggi, i testi disponibili oggi nel quadro di civiltà in cui noi siamo inseriti, non hanno più i confini materiali, i limiti materiali che hanno avuto naturalmente per migliaia di anni. Adesso io esco da qui e rientro un attimo in aula perché ho bisogno di rivedervi e di capire se ci sono domande, perché io mi fermo, non continuerei a darvi altre informazioni su informazioni che non spostano nulla dal punto di vista dell'obiettivo, diciamo, di questa mattina, che è appunto focalizzare sui passaggi storici che articolano la nostra civiltà, nella quale siamo immersi pienamente, della quale dobbiamo tenere conto, dobbiamo tenerne conto in tutti i suoi aspetti, non dobbiamo creare delle soluzioni di continuità tra sumeri e egizi, romani o amanuensi medievali o amanuensi digitali di oggi. Oggi ci sono gli amanuensi, ve lo garantisco, persone appunto che lavorano come appunto gli amanuensi di una volta, che si occupano di trattare naturalmente materiali digitali. Mi silenzio un attimo perché voglio sapere se ci sono domande da parte vostra, se no andiamo a concludere vi faccio vedere la scheda di progetto che ho elaborato per proporre questo incontro, e così vediamo che tipo di lavoro abbiamo fatto. Prego. Bevo un po' d'acqua. Non ci sono domande e quindi io a questo punto ritorno in presentazione. Scusami Tommaso. Prego. Una domanda, wow. Allora, sono Lucia, aspettami, eccomi. Sì. Allora, questo per me è il terzo incontro, in effetti recuperando questa prima lezione tutto mi si sta facendo un pochino più chiaro, nel senso che come dicevi tu c'è abbastanza, sì, no? Pur essendo moduli separati c'è poi una connessione insomma tra loro. Ti volevo chiedere, sì, la mia percezione come insegnante appunto di scuola superiore è che io vengo da lettere, ok? Ho sempre avuto un po' un debito nei confronti anche di queste della tecnologia e sì. anche degli strumenti, tanto che appunto in questo periodo ho dovuto, soprattutto all'inizio, mi sono dovuta insomma adeguare anch'io velocemente, diciamo, preparare rispetto. Però il dubbio che mi è, Sì. soprattutto negli ultimi mesi, mi è capitato più volte di notare che i ragazzi in realtà sembrano tanto preparati no? Non sono sicuramente, cioè io credevo fossero molto più avanti rispetto a me e a quelle della mia generazione. In realtà anche loro hanno delle lacune, ma dei buchi, soprattutto per quanto riguarda anche la ricerca di informazioni, cioè loro usano questi strumenti, ma a livello di criticità hanno po pochissime informazioni, soprattutto non sono informazioni giuste. Sì. Quindi mi chiedevo, come insegnante, prima di tutto, visto che non ho la competenza appunto digitale, poi ci sarebbe comunque la possibilità di creare poi appunto dei corsi per me, ma anche per i ragazzi, per imparare sempre di più, ma anche non solo come a me piace tantissimo tutto il tuo discorso sul cognitivismo, cioè su quello che c'è dietro Sì. l'utilizzo di queste strumentazioni, perché oltre a supplire, io so che devo
appunto informarmi di più sugli strumenti, sul loro uso, ma poi tutto quello che c'è dietro mi interessa dal punto di vista proprio filosofico e culturale, cresce. Insomma, questo mi interessa molto, ma anche io insieme a loro, perché a me sembra sempre di essere un gradino rispetto a loro, ma poi quando vado a vedere io faccio più fatica a usare lo strumento, ma loro non hanno idea di tutto il sistema invece di pensiero filosofico che c'è dietro. E secondo me è grave che a 15-16 anni, ma anche 18, perché ho portato una quinta, ad esempio quando sono trovati a dover fare il loro elaborato, hanno scritto e hanno poi detto delle bestialità enormi, va bene. Quindi cercavo di una via di mezzo, insomma, tra, a parte uno o due che saranno magari molto più bravi rispetto ad altri o altri corsi, perché io non faccio un corso altamente tecnologico, però ad esempio nel musicale utilizzano dei programmi avanzatissimi per fare musica, no? Insieme ai video, poi magari appunto non sanno scrivere una tesina Word decente. Allora, io, guarda, io penso che la testualità sia ancora un fattore importantissimo. Cioè, nel senso, è sempre più importante in realtà. È vero che noi siamo circondati da linguaggi multimediali di ogni sorta, però in realtà la testualità è ancora importante, ma anzi lo è di più. In realtà noi oggi leggiamo e scriviamo molto di più di quanto si sia mai fatto nella storia. Lo dico, forse l'ho anche detto, qualcuno si sarà anche annoiato, però mio nonno, che è morto una quarantina di anni fa, era analfabeta. Lui ha vissuto il Novecento da analfabeta, non sapeva leggere e scrivere, non sapeva, e non ne sentiva neanche il bisogno. Cioè non è che lui senza saper leggere e scrivere non facesse la sua vita. È un contadino, quindi, cioè, anzi, nel suo mestiere lui era un esperto, aveva da insegnare un mucchio di cose, però non lo faceva utilizzando testo, utilizzando poi neanche linguaggi visivi o sonori, insomma. Forse sonori sì, perché poi avevano la tradizione la tradizione naturalmente delle storie orali, delle storie orali, naturalmente, come si faceva appunto migliaia di anni fa, e le musiche, senza dubbio, le musiche, i canti, eccetera, una tradizione legata a quel tipo di forma espressiva. Mio nonno si chiamava Tommaso Pagliano, come me, non aveva bisogno di questo. Io non posso invece ignorare assolutamente il rapporto con la testualità, senza conoscere a fondo il rapporto, senza un rapporto consapevole con il testo, non vivi, non sopravvivi neanche più, forse anche solo per chiedere la pensione di cittadinanza, ok? Devi comunque saper leggere e scrivere, non puoi pensare di... vabbè, ma poi pensate all'agricoltura, pensate a tutte le varie attività lavorative, non c'è più un'attività lavorativa che può essere svolta senza tenere conto dei suggerimenti che arrivano dagli equivalenti informativi, no? Su quella realtà. Cioè, se io sono contadino e domani ho il terreno, lo voglio innaffiare perché siamo d'estate, però vado su internet e vedo che domani piove, non vado ad innaffiare, ok? Quindi una volta l'avrebbe innaffiato, mio nonno invece avrebbe innaffiato, poi il giorno dopo magari ci pioveva pure su, ma lui non poteva neanche immaginarlo. Oggi è praticamente impossibile fare qualcosa senza rapportarsi con la testualità. Allora, c'è sicuramente il tema dei dispositivi, che ne so, quelli che si occupano di musica hanno hanno dei software potentissimi che utilizzano per svolgere la loro disciplina. Imparano ad utilizzare ben bene quei dispositivi lì, ma naturalmente non sono automaticamente esportabili quei saperi anche negli altri settori. Ok, ogni settore specialistico ha delle cose che sono per noi, come dire, semplici umani di base, che ci occupiamo di cose di base, sono inconcepibili. Pensate che, ne so, un medico che opera, un chirurgo che opera utilizzando delle attrezzature elettroniche, no? Cioè non ci, neanche ci avviciniamo, no? A chiederci come funziona quella roba lì.
il medico probabilmente insieme all'informatico se lo sono chiesti. Queste però sono specializzazioni, sono strumenti molto di alto profilo. Quello sul quale io penso che dobbiamo lavorare invece sono proprio la competenza di base elementare, che è appunto comprendere e produrre un testo. Comprendere e produrre un testo, certo lo puoi fare sulla tavoletta d'argilla, lo puoi fare sul papiro, ma lo puoi fare soprattutto in digitale. Ripeto, non si è mai scritto e letto tanto quanto facciamo oggi. Quindi, secondo me, con i ragazzi vale la pena insistere tanto proprio su questioni più basilari. Il punto non è proporre il software più difficile di tutti per fare, che ne so, analisi del testo, per fare musica, per fare qualsiasi altra disciplina, storia, quello che è. Il punto non è quello, il software più bello di tutti o il contenuto più efficace di tutti. Il punto è avere le basi minime per poter comunicare. E ripeto, la testualità per me è un fattore ancora decisivo. Cioè, lo è sempre di più. Quindi è chiaro che noi dovremmo, a questo punto, e poi provo a chiudere, iniziare a trattare la testualità sin da piccoli, da piccolissimi, senza pregiudizio, cioè in maniera del tutto laica, senza, come dire, rompersi la testa prima, fasciarsi la testa prima di rompersela, perché i bambini poi imparano anche, sono più disponibili di noi ad imparare anche più linguaggi, man mano che si cresce si diventa più selettivi e restrittivi, ma i bambini, se tu oggi gli dai un libro di carta, legge il libro di carta, se gli dai il tablet, leggerà sul tablet, non è che sta a porsi, cioè dipende che tipo di ecosistema informativo tu lo fai vivere. Secondo me vale la pena lavorare sulla testualità, e nello specifico sulla testualità digitale, a partire sin da piccoli, perlomeno a partire già dalla prima elementare deve essere proprio, cioè la questione digitale deve essere posta non come un qualcosa di esterno, una patacca che attacchi lì, perché la civiltà in cui noi viviamo, no? È sempre la stessa, sono 5.000 anni, 5.500 anni che noi viviamo nello stesso ambiente, usiamo materiali diversi per creare e per comunicare. I telefonini, questi, sono fatti di silicio, di plastica, utilizzano comunque delle materie prime che da qualche parte devono essere scavate. Anche i Sumeri prendevano l'argilla, che era appunto un materiale che loro avevano tanto a disposizione, e lo plasmavano. Gli Egizi utilizzavano il papiro, che era una pianta abbondantissima. Quindi, voglio dire, ci sono elementi di materialità che ci accomunano, no, in questi ultimi 5.000 anni, e non dovremmo, come dire, già dalla prima elementare noi dobbiamo metterle in campo, tutta questa civiltà dovremmo, naturalmente, tenendo conto dei tempi, dell'età, dei livelli di apprendimento, eccetera, però, voglio dire, non dobbiamo escludere niente e passare da un sistema a un altro senza soluzione di continuità. A me piace tantissimo portare i ragazzi, ad esempio, fosse a Fontavellano, nella biblioteca antica, perché là dentro facciamo dei ragionamenti sulla comunicazione che sono diversi da quella, che sono un po' diversi da quelli digitali. Non so come dire, nell'ambiente fisico di una biblioteca storica tu comunque vedi delle cose che diversamente in digitale non vedi. Lo stesso libro che vi ho fatto vedere, che conserviamo a Fano, lo stesso codice manoscritto, in realtà noi l'abbiamo già digitalizzato. Se vieni in biblioteca devi chiedere l'autorizzazione, devi aspettare che ci sia un bibliotecario disponibile, deve tirarlo fuori dalla cassaforte, tu lo puoi vedere ma lo puoi toccare solo se ti metti i guanti. C'è una procedura logistica che, come dire, rende molto complicato l'accesso al testo, ma ha senso farlo. Ha senso dubbio, senso farlo. Però se uno dice, senti, io voglio sapere che cosa racconta quel libro lì, allora ti dico, guarda, vai al link su Internet Archive, 2 secondi, hai già l'accesso al testo e puoi copiare, incollarlo, tradurlo, farne scempio, insomma, ecco, farne quello che vuoi.
Non c'è... Che ci siano comunicazioni, che linguaggi, vari linguaggi possano appunto, cioè non essere un'alternativa uno all'altro, ma che possano essere tutti validi. Anche questa cosa del pregiudizio è molto importante. Ogni tanto noi insegnanti passiamo anche questi messaggi, no? Che proprio perché magari siamo figli di un'altra cultura, però... Sì, noi veniamo dal libro... noi veniamo dal libro, dal manuale, poi nello specifico. Esatto. Il manuale è uno strumento multimediale convergente, se ci pensate. Cioè, dentro il manuale di carta noi ci mettiamo le immagini, la fonte primaria, poi il testo rielaborato, no? Cerchiamo di farlo diventare multimediale, però poi in realtà è molto statico e rischia di diventare un imbuto, che invece che aprirti finestre, ti chiude la prospettiva. Allora, io non dico che non vanno usati i manuali, però ad esempio mi piacerebbe, se avessi una classe mia, penso a scuola, sul manuale ai bambini, ai ragazzi, chiunque si siano, li farei arrivare, il manuale lo farei aprire alla fine della lezione, dopo che abbiamo visto tutte quante le implicazioni documentali, di contenuti, a quel punto andiamo a vedere cosa ci dice, cosa ci propone uno strumento di sintesi. Allora, ci accorgiamo così che alcuni manuali sono bellissimi, fatti bene. Dice, ah, ecco, guarda, raccontano proprio quello che vale la pena sentirsi dire. Ma ci sono dei manuali che fanno proprio pena, che mettono le robe buttate lì senza alcun rapporto significativo. Quindi il libro di per sé, il libro di carta, non è, come dire, è per forza istruttivo. Cioè, non è che impari per forza qualcosa solo perché c'è il dispositivo di carta, perché c'è l'odore della carta, queste cose qua. Se ci sono scritte delle sciocchezze, tu impari delle sciocchezze e non le puoi neanche modificare, non le puoi neanche commentare. Se tu le stesse sciocchezze le trovi su un sito, puoi anche andare a modificarle e dire guardate che qua c'è scritto una sciocchezza. E insomma, è questo. Io non ho le risposte, come dire, non so come fare dall'oggi al domani a ritrovarci ad utilizzare alla massima potenza tutto quello che abbiamo a disposizione. Quello che sono sicuro di sapere è che siamo solo all'inizio di questa storia. Cioè, come se avessimo, come i Sumeri, quando hanno inventato la scrittura, all'inizio pure loro si sono fatti un sacco di domande. Oddio, dove andremo a parare con questa roba? Pensate che ancora Platone, quindi Platone, parliamo del 400 avanti Cristo, quindi 3000 anni dopo l'invenzione della scrittura, si poneva la domanda: cosa perdiamo quando scriviamo? No? Quando scriviamo noi perdiamo la memoria, ci disumanizziamo in qualche modo, ma lo faceva 3000 anni dopo ancora, capite? Cioè, quindi queste domande sono ricorrenti, ce le abbiamo di continuo, la domanda è sempre la stessa, noi abbiamo bisogno di vivere, di imparare. Secondo me lo facciamo meglio se evitiamo di creare compartimenti, di inventarci dei compartimenti stagni che non esistono, poi di fatto non esistono. Guardate, la pandemia è tipo una specie di tsunami che è arrivato in un certo senso rispetto anche a questi pregiudizi, ha costretto, come dire, ad utilizzare in maniera quanto più intelligente possibile, nei limiti delle possibilità, quegli strumenti che fino al giorno prima c'era chi ampiamente così non disprezzava, perché tanto, sai, una volta che c'è il telefonino in tasca voglio vederti a fa troppo quello che insomma fa rimprovera. Io rimprovero mio figlio tutti i giorni che usa troppo il telefonino, poi 5 minuti dopo sono io che gli do il cattivo esempio, no? Ok, quindi c'ho da stare solo zitto, insomma, su sta storia del telefonino, e se c'ho qualche cosa in più glielo posso anche insegnare, insomma, ecco. A quel punto, invece di porci come moralisti della faccenda, proviamo a porci come, non dico insomma saggi, ma insomma come chi ha perlomeno percepito e riesce a passare, ecco, da un frame all'altro, da un contesto storico ad un altro, senza soluzione di continuità. Vi dico un'ultima cosa, l'Archeoclub di Fano,
da anni propone dei laboratori di scrittura sulle tavolette cerate. Voi direte che c'entra con il digitale? No, no, fate un laboratorio sulle tavolette cerate e vedete quanta fatica ci vuole a scrivere e quanto tempo ci vuole a scrivere, quanto è talmente difficile imparare a scrivere sulle tavolette cerate che non a caso scrivevano in pochi, leggevano un po' di più, ma scrivere erano veramente pochi. Erano. Quella volta lì scrivevano 100 e un milione erano tutti analfabeti. Adesso non c'è quasi più nessuno da analfabeta, a parte nelle situazioni, diciamo, di arretratezza proprio più, di arretratezza comunque di sfruttamento, perché poi dopo non è solo una questione di arretratezza, proprio di situazioni sociali anche volute, insomma, ecco, in cui ci sono persone che non accedono a questi strumenti, ma insomma, penso che siamo talmente tanti che non c'è dubbio che, insomma, dobbiamo solo continuare a lavorare sul testo, per quanto mi riguarda, lavorare sul testo e non solo, ma anche sui suoni, sulle immagini, senza, anche lì non è un problema di testualità e basta, però la testualità si impara, quando uno legge un libro in realtà impara, anche legge e rilegge, torna indietro, avanti, indietro, e comunque c'ha una sua profondità, è una lettura intensiva, che va in profondità, comunque ha dei suoi vantaggi che sono un po' diversi dall'ascoltare o dal vedere un video. Allora, io vi faccio vedere adesso, condivido lo schermo, vi faccio vedere la scheda di progetto che avevo preparato per questo. Se ci sono, vediamo un po', l'autocenti. Ah, che poi voi la trovate in realtà anche sul sito del comune, no? La vedete, vero? Allora, sono come al solito destinatari, ordine e grado di scuola qua applicabile, quello che ho fatto io ora davvero si può raccontare in tutte le salse, in tutta la vita, è una storia di una civiltà, quindi è piena poi di particolari, di dettagli che io ho ignorato. Quali sono gli obiettivi di una cosa del genere? Stimolare curiosità e domande sulla lettura e la scrittura, sia tra i giovani che tra quelli come noi un po' più grandi, insomma. Conoscere le cornici mentali e sociali nelle quali si è dato forma ai supporti e quindi quali sono le forme espressive che poi dopo giustificano. Maturare un rapporto complesso e diversificato con le fonti informative. Ecco, questa è una premessa, in effetti. Un laboratorio del genere è una premessa. Poi c'è la metodologia, appunto, che è una lezione frontale, una relazione con tutti i vari l'elenco dei contenuti. Come al solito, io vi faccio vedere la mappatura delle competenze. Un laboratorio del genere può servire. Io lo faccio in 50 minuti, no? Il minimo. Però in realtà uno potrebbe anche dedicarci 30 ore a questa cosa qua. Anche un corso intero universitario potrebbe fare. Perché e a cosa può servire? A sapersi orientare tra gli spazi e le collezioni fisiche e digitali di biblioteche, librerie, archivi e musei, perché molte cose che io vi ho fatto vedere sono anche disponibili nei musei. Distinguere tra fonti primarie, secondarie e terziarie. Poi, se prendiamo invece gli strumenti scolastici, le competenze chiave non è più imparare ad imparare, perché avete visto, imparare ad imparare bisogna lavorare su processi cognitivi, invece qua lavoriamo proprio sul, come dire, sulla cultura, sul nostro quadro appunto culturale in cui ci muoviamo, quindi consapevolezza ed espressione culturale, indicazioni nazionali, vabbè, qua i traguardi, gli obiettivi specifici sono più o meno sempre gli stessi, si tratta di entrare in contatto con testi di vario tipo, saperli leggere, comprendere e produrre, e poi azioni del PN, va bene, il Piano Nazionale della Scuola Digitale nelle biblioteche scolastiche. Ecco, voi capite a che cosa può servire una biblioteca scolastica, anche così. Cioè, una biblioteca scolastica serve a far entrare i ragazzi in contatto con un ecosistema informativo un po' più complesso di quello della semplice classe, aula, insomma, l'aula in cui fanno lezione, e quello del telefonino, insomma. Perché sono i due mondi ormai che monopolizzano la quotidianità. Educazione alla cittadinanza digitale, vabbè,
analizzare, confrontare e valutare. Se tu non puoi sapere analizzare, confrontare e valutare niente, se non conosci le forme in cui questa testualità si concretizza. E poi ho trovato una bibliografia di riferimento con dei libri divulgativi, più o meno divulgativi, insomma, sui quali ho trovato ispirazione. Se volete rifarvi questa storia, un po' storia e pedagogia, nei media di Maragliano e Pireddu è un ottimo testo di due docenti che si occupano di pedagogia didattica, dove viene raccontata questa stessa storia che ho raccontato io. Ecco qua, manca il corsivo, o se ne viene, lo sistemo subito. E niente, chiudo la condivisione, torno in classe. E mi raccomando, con i ragazzi tocca lavorare tanto, 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 tanto. I ragazzi non sanno niente, perché sono giovani. Impareranno. Qualcuno gli deve insegnare, dobbiamo insegnarglielo noi. Loro ci possono insegnare delle cose, ma non quello che effettivamente... Non la capacità di passare da questi... da uno scenario all'altro, in maniera razionale, logica, intuitiva, creativa. Non può esserci creatività se tu non hai la padronanza del tuo contesto culturale. O sarà sempre una creatività limitata. Va bene. Io vi ringrazio per la pazienza. Ci sentiamo al prossimo incontro, giovedì. Giovedì parliamo di risorse informative. Giovedì parliamo di cose concrete, poi Lucia dicevi di cose concrete da fare vedere, ragazzi, ne vediamo tante di cose concrete. Ascolterò. Dopo arriva il limite tecnico, ma imparerò, ok? Sì. Va bene, grazie intanto. Grazie a tutte. Arrivederci. Grazie Tommaso, ciao. Grazie, arrivederci. Ciao Anna, ciao, grazie Marina, arrivederci, grazie. Ciao Ninna, devo fare delle chiamate. Ciao Lucia. Chiudo.